Valeria Donati, il 29 ottobre al PM Claudiani. Circa le sedute dei bambini della scuola di Pegoniaga, Davide ha precisato che alcune sarebbero avvenute nel periodo in cui Enrico Tonelli frequentava ancora la scuola elementare, quindi quando Davide faceva la prima elementare. Secondo quanto da lui espressamente detto, si tratterebbe di ulteriori episodi rispetto a quelli di Natale e Pasqua scorsi, che egli ribadisce. Davide ha raccontato che nel cimitero di Gonzaga era stato portato di notte dai suoi genitori insieme a Giorgio 1, Giorgio 2, il poliziotto, un Davide amico di Ivan, un altro Mirko amico di Ivan, Deborah, Ivan, Rosa, Alex, Jacopo, Andrea, la Rita, la maestra Esther, il marito di Esther, il papà di Mattia. Nello stesso cimitero, Davide dice che lui e quei suoi compagni di scuola di cui ha parlato e di cui ho già riferito venivano portati anche di giorno, durante l'orario scolastico, da Giorgio 1, Giorgio 2, il poliziotto, il papà di Marcello. Non gli ho chiesto se in queste visite di giorno si sarebbero verificati fatti di abuso o simili. Mi riservo di approfondire questo particolare con il bambino. Inoltre, Davide ha riferito che la maestra Rita, e qui si capisce l'investigatore, non è un psicologo, è un assistente sociale, è un investigatore. Inoltre Davide ha riferito che la maestra Rita era stata più volte anche nel cimitero di Massa Finalese di notte e durante gli incontri compiva gli stessi atti di Adriana e di Franca, vale a dire lanciava in aria i bambini e si spogliava anche lei. Quanto alla maestra Daniela, Davide ha detto che era a conoscenza delle uscite dei bambini perché lei stessa una volta era stata insieme a loro di notte al cimitero di Massa Finalese. Pacca. E faceva uscire i bambini della scuola. Davide dice che, scusate, Davide dice che la maestra Daniela è più buona della Rita perché lei guardava soltanto e non faceva del male ai bambini. Secondo Davide, anche al cimitero di Gonzaga c'è una porta per terra, ci sono delle scale, lì sotto ci sarebbero stati in testa una testa, un braccio e il sangue di un bambino ucciso. Giorgio 1 e Giorgio 2, questo è un posto, per Giorgio 1 e Giorgio 2 questo è un posto segreto. Rispetto a quanto avveniva all'interno del cimitero di Massa Finalese, Davide ha precisato che c'erano tre persone, delle quali una ordinava agli adulti e ai bambini che cosa non dovevano fare. Questo sarebbe Giorgio 1, una persona con i capelli ricci e castani, gli occhiali e le scarpe con i tacchi. Continua a ripetere questi particolari da sempre. Che vive nella casa vicino al campanile, che sarebbe la stessa persona che ha dato la casa ai suoi. Su ciò preciso che effettivamente ora Davide connota con questi particolari Giorgio 1. Ha detto poi che questi possederebbe un furgoncino con due posti davanti e liscio dietro di colore verde e bianco, dove trasportava i bambini morti. Durante i riti al cimitero, questa persona era vestita con una tunica celeste, aveva in mano un libro e diceva frasi del tipo: voi dovete fare quello che voglio io, se no vi ammazzo. Era lui che aveva ordinato a Romano di uccidere quel bambino di cui ho riferito alla notte del 20 novembre 97 insieme a Davide. Vicino a Giorgio 1 c'erano altre due persone, una con i capelli bianchi, gli occhiali, l'altro con i capelli giallo ocra e i baffetti. Questi due erano vestiti con una tunica bianca e una tunica nera. Le altre persone erano travestite da animali, tigre, leopardo e altro, oppure da vampiro e diavolo. E anche i bambini più grandi venivano vestiti con le tuniche e le maschere. Davide dice di essere terrorizzato all'idea che lui stesso possa essere messo in prigione. Ho cercato di approfondire la ragione di tale timore. Il bambino mi ha raccontato che erano presenti al cimitero delle persone vestite da poliziotto, vale a dire con la camicia celeste, la giacca verde, i pantaloni neri e il berretto. Mi ha peraltro mostrato da un vocabolario l'illustrazione del berretto a cui si riferiva, cioè quello con il cordolo nero ed uno stemma. Queste persone avevano le manette e le pistole. Legavano i bambini mani e piedi con le manette quando Giorgio uno lo ordinava e li mettevano stesi a pancia in giù, così come erano loro a metterli nelle casse sempre quando Giorgio uno lo diceva. Davide afferma che le pistole erano vere perché non solo gliene hanno puntata una allo stomaco, ma gliene hanno fatte prendere in mano e l'hanno obbligato a sparare contro altri bambini. Mai trovati, eh? Uno di questi poliziotti dice di averlo conosciuto da quando abitava nella Casa Gialla, poiché anche lui abitava lì. Nessun riscontro.
Dice che forse si chiama Luigi, ma non lo ricorda bene, perché diceva sempre di non chiamarlo con il suo vero nome, ma con il nome di Franco. Infine, Davide mi ha riferito i nomi delle persone del Mantovano, lì vicino proprio, che sono state coinvolte nei fatti. Ha ribadito i nomi dei suoi compagni di classe, di cui ho riferito in alto verbale, quindi anche i compagni di classe del Mantovano. Ha raccontato che il papà di Marcello, suo compagno di scuola, si recava con loro al cimitero di Gonzaga e che lui stesso abusava di Marcello. In particolare, ha riferito di un episodio avvenuto durante un pomeriggio quando lui era andato a giocare in casa di Marcello. Mentre la mamma di Marcello era in cucina a preparare la cioccolata, i due bambini e il papà di Marcello si trovavano nell'altra stanza, guardando i cartoni animati, i Gargoyles. La porta era chiusa, qui il papà di Marcello avrebbe violentato i bambini. Davide dice che la mamma di Marcello si è accorta di quanto stava accadendo, anche se loro avevano smesso subito, e ha litigato violentemente con il marito dicendogli: chi ho sposato? Un delinquente? Lui dice adesso: vero che è brava la mamma di Marcello, il papà di Marcello, secondo Davide, avrebbe poi in altre occasioni continuato a comportarsi nello stesso modo. Conoscerebbe benissimo Giorgio 1 e Giorgio 2 e sarebbe stato molte volte al cimitero di Massa Finalese. Davide dice che il marito della maestra Esther apparteneva al gruppo di persone di cui si parla. A questo punto l'ufficio rappresenta l'atteste quanto dichiarato da Spinarti Rita in ordine all'episodio degli occhiali, in sede di sommarie informazioni testimoniali, e la invita a riferire se Davide abbia mai fatto cenno a simili episodi. Effettivamente, come rilevo consultando i miei appunti, mai presentati al tribunale, Davide mi ha detto una volta che la Rita e il marito della maestra Esther erano amici. Infatti, lui una volta le aveva portato in classe i suoi occhiali. L'ufficio acquisisce la pagina di appunto manoscritto esibita e consultata dalla testa. Poi Davide mi ha parlato di una signora con il marito che hanno due bambine, una delle quali frequentava la sua scuola materna. So che Davide, incontrando questa signora alle giostre, l'ha indicata la mamma affidataria che sa che il papà di queste bambine si chiama Bertazzoni. Ancora, ha detto di una signora che andrebbe al cimitero, che è la mamma di una bambina di nome Sara, che lo scorso anno frequentava la quinta elementare della scuola di Pegognaga. Di recente Davide mi ha chiarito che questa bimba abita di fianco alla casa della nonna Italina e che teme molto per la sua nonna. Inoltre mi ha descritto un signore con le gambe storte, i capelli bianchi, gli occhiali tanto spessi che non si vedono gli occhi, anche lui membro del gruppo, che avrebbe incontrato anche in un appartamento vicino alla casa della sua compagna di scuola, Anna Chiara. Davide si è raccomandato che il giudice protegga anche la Anna Chiara, perché anche a lei questo signore fa le cose che Romano Ivan aveva fatto a lui. Queste cose succederebbero alla bimba quando i suoi genitori non possono andarla a prendere a scuola e lei andrebbe a casa con una zia e una bimba che si chiama Elettra. Davide mi ha detto che dopo le bimbe vanno in quell'appartamento e quel signore le schizza tutte. Infine mi ha parlato di un'altra persona, anche questo signore l'aveva indicata alla Berni incrociandolo lungo il viale, dicendomi che anche lui conosceva Giorgio 1 e lo Giorgio 2, aveva una macchina come quella di Aldo Tonelli, ma non ricordava se lo avesse visto nell'appartamento di fronte alla casa di Anna Cara o in altro, non in altra molto grande nella campagna di Pegoniaga. Peraltro in quest'ultima casa e in un'altra casa a Moglia, secondo Davide, si sarebbero svolti episodi di abuso su bambini con fotografie. Come si vede, Davide allarga sempre più la sua attività con tanti adulti, tanti bambini e tutti li coinvolge nei vari luoghi dove si trasferisce, non solo dove era stato, viveva con la mamma, il papà e la mamma. Cambierà ben 5 scuole in poco tempo, sempre più angosciato. Se i fatti che racconta sono veri, o tutto è avvenuto nelle 2 notti passate a casa nel gennaio e nel febbraio del 97, e questo è contro ogni buon senso, oppure si tratta di avvenimenti che riguardano il tempo in cui il bambino è in affido alla Berni, che risulterebbe così, o complice o colpevole di mancata sorveglianza.
Ma la Berni non verrà mai perseguita per mancanza di controllo, mentre ai coniugi Covetti, per un'accusa altrettanto assurda, verranno per sempre tolti 4 figli. Il bambino coinvolge tutte le persone che avvicina. Quando è a Massa, accusa quelli di Massa. A Pegognaga, accusa quelli di Pegognaga. Trasferendo a volte gente di Pegognaga a Massa e viceversa. A Crema accuserà anche il vescovo. E i più elementari riscontri? Tante persone coinvolte, tanti bambini e mai che uno venga scoperto. Mai nessun riscontro esterno. È possibile? Il quadro che offre questo bambino non può essere attendibile. Come mai nessuna di queste persone citate da Davide è stata trovata e incriminata? Sembra che interessasse solo Don Giorgio e pochi altri. E solo dopo un anno la descrizione di Giorgio uno può rassomigliare a quella di Don Giorgio? Questo bimbo dice quello che hanno detto migliaia di bambini in America ed in Inghilterra. Ma nessun tribunale ha loro creduto. Il fatto che deve giudicare un tribunale non è quello che può dire un bambino. Toccherà a chi di dovere spiegare perché bambini particolari in certe condizioni arrivano a dire certe cose. Ma è quello di sapere se gli adulti tirati in ballo da questi racconti sono colpevoli oppure no. Senza riscontri. È assurdo accettare sia quello che possono dire pentiti di mafia, adulti scaltri e crudeli, sia bambini devastati e farneticanti come quelli coinvolti nei fatti che stiamo esaminando.